Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primissimo video su Call of Duty World War 2, il nuovo Call of Duty uscito il 3 novembre 2017, una ventina di giorni dopo l'uscita. Dunque Chiara me l'ha regalato e quindi lo proviamo subito a vedere com'è e quale differenze ha rispetto agli altri Call of Duty. Innanzitutto partiamo prima di tutto con la grafica del gioco. Qua andiamo nella trova partita, praticamente nelle partite online. Sono adesso in modalità multigiocatore. Qui se abbiamo le varie divisioni, fanteria, personale, due sono disponibili ad altri gradi. Qui scegliamo le nostre serie di punti. Velivolo spia, che sarebbe una specie di UAV praticamente che ci rileva i nemici, e via via le soliti altre serie di punti che poi magari proveremo con calma. Questo è l'approvvigionamento classico che ci dà la serie di punti casuale tra quelle sbloccate. Qua possiamo sbloccare tutte le altre cose: volti, elmetti, biglietti di visita, emblemi, sfide, tag, registro di battaglia, classifiche, eccetera eccetera. Quindi direi di partire subito con la partita. 42 partite potenziali trovate, quindi pensate quanta gente, anzi 50, praticamente pensate quanta gente ha questo gioco già. Deathmatch a squadre. USS Texas. Giochiamo su una nave praticamente. Notiamo che l'immagine non è fissa ma continua a cambiare prima della partita, a mostrarci meglio il luogo dove combattiamo. Ovviamente dovremo poi conoscerli mano a mano col tempo e sapere i migliori posti dove posizionarci per magari fare anche più punti. Movimenti in cambusa! Saliteta! Nemico su porta superiore! Controllate le armi e uccidete il nemico. Vediamo un Scendete po'. in campo e onorate la patria. Velivolo spia nemico avvistato. Quindi ci rileva, ha rilevato la mia posizione. C'è un velivolo da controspionaggio nemico. Atterriamo. Sono partito con una kill, la mia prima partita di Call of Duty parte con una kill e non una Bombardamento morte. nemico, al Aia. riparo. Sarò molto ma molto tattico, voglio terminare in positiva la prima partita. Quindi farò poco, ma voglio farlo bene. Due kill. Ah, non l'ho preso per un pelo perché ero sdraiato. 2-1. Cosa cavolo hai detto? Movimenti sul ponte superiore. Sì, a fatica, ma aia, 3-2.
L'ho detto troppo presto, eh? Non devo dirlo. Buona maneggevolezza delle armi comunque. Continua così e ti spediranno sul fronte orientale. 3-3. E ultima mia morte. Anzi, no. Comunque, vabbè. Cerchiamo di tenere testa, diciamo così, alla prima partita. Forse è finita, forse è finita. Sì, sì, esatto. Abbiamo perso, però comunque sia, dai, tre pari, non male. Per iniziare con un rapporto uccisione morti pari a 1 prima partita mi sembra buono. Potevo anche terminare in positivo, perché se non morivo praticamente all'ultimo secondo, sarei terminato in positivo, ma va bene così. Per cui, ecco, questo è quanto. Qui appunto vediamo la differenza. Innanzitutto che non possiamo usare cose exo, ovvero salti coi propulsori per andare sopra lì ad esempio. Ci possiamo muovere soltanto normalmente, quindi molto realistico. E non ci sono salti sui muri, e quindi è molto più realistico. Visto anche considerato che giochiamo in un ambiente da guerra negli anni 40 praticamente. Ebbene ragazzi, questo insomma è il mio primo video. Sono anche contento soprattutto di non essere, di essere terminato in positivo comunque. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!